Amici e amiche di Vivi Casa Giove, abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni il noto manager televisivo Lucio Presta. Un saluto ai nostri lettori. No, io ho la fortuna di essere con Vivi Casa Gioia, ma si scherzi. Volevo dire, oggi proveremo con i ragazzi a parlare di televisione, a parlare di linguaggi che cambiano in televisione. Potrà essere una roba interessante. Credo molto nei ragazzi, credo nell'università come formazione dei ragazzi. Hanno una luce bellissima negli occhi, ne ho incontrati alcuni. Sono preoccupato perché non so se saprò rispondere alle loro domande. Però vedrai che ci divertiremo tanto. Se ci sei, vedrai che poi potrai fare una buona cronaca di questa cosa. Allora, iniziamo a rispondere prima alle nostre domande. Allora, quanto è importante il ruolo del manager nel mondo televisivo? Beh sì, personalmente poi ho un rapporto diverso da questo punto di vista. Io non mi occupo solo dei contratti, ma cerco di combinare anche indirizzi artistici, di costruire squadre. Insomma, sono abbastanza conosciuto nel mio ambiente per non essere uno solo che si limita alla formalizzazione dei contratti, ma costruisce una carriera in accordo con dei grossi talenti verso direzioni sperimentali, nuove, importanti, generaliste. Insomma, quindi lavoro a tutto tondo con gli artisti. Assolutamente. Allora, una seconda domanda. Fantastico. Le prime 9 edizioni di Fantastico rappresentavano l'emblema del varietà italiano, un cocktail di giochi, coreografie, quiz. La mia domanda è questa: perché non si riesce a riportare quell'emblema di varietà oggi nel palinsesto televisivo italiano? Era un'altra televisione, erano altri anni, erano anni del boom economico. Io di quei fantastici ne ho fatti almeno 8 o 9 tra danzatore e produttore, e devo dire che erano altri momenti. Se tu pensi che una volta per la scenografia di un balletto che durava 6-7 minuti si spendevano 400 milioni di scenografia, insomma, forse era troppo allora, troppo poco adesso. Gli autori sempre meno, c'erano grandi talenti, adesso qualche talento in meno, però dobbiamo imparare a fare una buona televisione anche se i tempi sono cambiati. Un ricordo di quei fantastici? Beh, no, ma che fantastici, sono tutti più belli, dal primo, che non fosse altro perché il primo con Grillo Parisi Goggi, straordinario, a quello di Celentano, memorabile, con la quarta puntata dove fece il discorso contro la caccia. Insomma, sono tutti bellissimi ricordi, stupendi. Ranieri, che per la prima volta fece quasi Barnum, iniziò sospeso sul filo, tant'è vero io gli dissi dopo la prima puntata: se la prima puntata hai fatto il filo sul delle vittorie, dalla seconda e poi puoi solo che peggiorare. Fu straordinario. Allora, facciamo un saluto, Lucio, ai nostri lettori di Vivi Casa Giove. Vivi Casa Giove, grazie di tutto, spero di avere altre occasioni per incontrarvi e qualunque cosa. Intanto, buon Natale. Ringraziamo Lucio Presta per averci concesso l'intervista. Dalla Sun per Vivi Casa Giove.